Alleluia. Quanti possono dire amen? Conviene dire amen. Quanti possono dire gloria al Signore? Alleluia, gloria al Re dei Re, perché Lui mi ha lavato col suo sangue. Amen. Ti ha lavato col suo sangue il Signore. Allora lo puoi lodare, lo puoi glorificare, lo puoi adorare in spirito e in verità, lo puoi ubbidire. Amen. Ti puoi consacrare. Puoi seguire la sua volontà. Tu peux suivre sa volonté. Per il sangue. Pour le sang. Amen. Per la forza dello Spirito Santo. Pour la force du Saint-Esprit. È lo Spirito Santo che ci dà la forza. Et c'est le Saint-Esprit qui nous donne la force. Gloria a Dio. Per me è una grande gioia Pour moi, c'est une grande joie essere qui insieme a voi, être ici avec vous, nella presenza del Signore, dans la présence du Seigneur, per fortificarci insieme. Amen. Noi siamo qui per cercare la presenza, la faccia del Signore. Nous sommes ici pour chercher la présence et la face du Seigneur. Per essere rinnovati pour être renouvelés nel suo Santo Spirito. Dans le Saint-Esprit. Amen. In questi ultimi tempi. Dans ces derniers temps. Perché noi stiamo vivendo gli ultimi tempi. Parce que nous sommes en train de vivre les temps de la fin. Basta vederci intorno. Regardons-nous tout autour. Dove ci muoviamo nelle strade, on se promène dans les rues, basta vedere le notizie, ça suffit, regardez les nouvelles, e giorno per giorno et chaque jour, noi vediamo il compimento nous voyons l'accomplissement, delle profezie, des prophéties, dei segni, des signes, degli ultimi tempi. Des temps de la fin. Perciò la Chiesa di Gesù Cristo, c'est pour ça que l'église de Jésus, in questi giorni, en ces jours de la fin, deve avere gli occhi aperti, doit avoir les yeux ouverts, spirituali. Les yeux spirituels ouverts. I tuoi occhi spirituali sono aperti. Est-ce que tes yeux spirituels sont ouverts? E questo è quello che dobbiamo chiedere a Dio. Et ça, c'est ça qu'on doit demander au Seigneur, à Dieu. Di togliere qualsiasi cosa d'enlever toute chose che non viene da lui, qui ne vient pas de lui e che ci vuole offuscare la visione spirituale. Et qui nous veut brouiller la vision spirituelle. Dobbiamo togliere ogni cosa. Nous devons enlever toute chose. Alleluia. Che non viene da Dio. Qui ne vient pas de Dieu. Affinché i nostri occhi spirituali pour que nos yeux spirituels possano essere ben aperti peuvent être bien ouverts per vedere pour voir la volontà di Dio. La volonté de Dieu. Amen. Amen. Perché non chiunque, parce que... non chiunque dice Signore, Signore. Pas tout le monde dit Seigneur, Seigneur. Non tutti quelli che dicono Signore, Signore pas tout le monde qui dit Seigneur, Seigneur entrerà nel regno dei cieli, entrerà dans le royaume des cieux. Ma chi fa la volontà di Dio, et qui fait la volonté de Alleluia. Dieu. Alleluia. Noi dobbiamo fare la volontà del Padre. Nous devons faire la volonté du Père. Lo puoi dire questa sera? Tu peux le dire ce soir. Padre, Père, voglio fare la tua volontà. Je veux faire ta volonté. Gesù, Gesù, aiutami. Aide-nous. A fare la tua volontà. Io mi voglio consacrare. Je veux me consacrer. A fare la tua volontà. A faire ta volonté. Sia fatta la tua volontà. Que ta volonté soit faite. E non la mia. Et pas la mienne. Amen. Amen. Sia fatta la tua volontà. Soit faite ta volonté. E non la mia. Et pas la mienne. Questo ça, è quello che deve dire. Ça c'est ce qu'on doit dire. Ogni vero cristiano. Chaque vrai chrétien. Amen. 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 Alleluia. Alleluia. Per noi è una grande gioia essere qui. Come ha detto il fratello, noi veniamo dall'Italia, insieme a mia moglie. Mia moglie è nata in Brasile, ma è nata di nuovo. Perché non conta dove tu sei nato. In questa terra. Quello che conta se tu sei nato di nuovo. Amen. Amen. Alleluia. Alleluia. E per la grazia di Dio, per la grazia di Dio, noi siamo in Italia, nous sommes en Italie, predicando il Vangelo, prêchons l'Évangile, nelle strade, dans les routes, dans les rues, nelle piazze, dans les places, nei mercati, dans les marchés, fuori dalle stazioni, à l'extérieur des gares. Perché il Signore Parce que le Seigneur
ci ha chiamati per essere testimoni di Cristo. Se tu sei un evangelico, se tu dici di essere un cristiano, ma non testimoni di Cristo, c'è qualcosa che non va. In Atti capitolo 1, Acte, chapitre 1 verso 8, verse 8, dice il Signore, dit le Seigneur Jésus, alleluia, voi riceverete potenza. Vous allez recevoir la puissance. Quando lo Spirito Santo, quand l'Esprit Saint, scenderà su di voi, descendra sur vous, e mi sarete testimoni, et vous serez mes témoins, in Gerusalemme, a Gerusalemme, Giudea, en Judée, Samaria, en Samaria, fino all'estremità della terra. Jusqu'à l'extrémité de la terre. Amen. 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 Alleluia. Fratelli e sorelle, frères et sœurs, se lo Spirito Santo vive in te, si le Saint-Esprit vit en toi, tu non puoi stare zitto. Tu ne peux pas te taire. Tu non puoi tacere. Tu ne peux pas te taire. Ma tu devi parlare di Cristo. Tu dois parler de Christ. Tu devi parlare del Re dei Re. Tu dois parler du roi des rois. Devi parlare della croce. Tu dois parler de la croix. Non importa chi ti trovi davanti. Non importa quello che dice il governo. Non importa quello che dice la politica. Non importa quello che dice il mondo che ci circonda. Non importa quello che dicono le religioni del mondo. Diaboliche. False. Ma noi dobbiamo, alleluia, parlare di Cristo. Amen. Se lo Spirito Santo vive in te, si le Saint-Esprit vit en toi, tu devi sentire un desiderio, tu, avoir un désir, tu devi sentire un fuoco, tu, avoir sentir un feu, tu devi sentire, gloria a Dio, una forza soprannaturale, tu devi sentire, gloire à Dieu, une force surnaturelle, che ti spinge, te pousse, amen, a parlare di Cristo, a parler de Christ. Amen. Amen. Non si può tacere, fratello. Non peut pas taire, frère. Gesù ha detto, Gesù ha dit, lo Spirito Santo, le Saint-Esprit, che vi manderò dal Padre mio, que je vais vous envoyer de mon père, egli il renderà testimonianza di me. Rendra, rendra ma témoin, mon témoignage. Se lo Spirito Santo vive in noi, se le, si le Saint-Esprit vit en nous, noi dobbiamo, nous devons, testimoniare di Cristo. Témoigner de Christ. Amen. Amen. Questo, ça, è la volontà di Dio. C'est la volonté de Dieu. Amen. Amen. Ed è questo quello che per la gloria di Dio stiamo facendo. Et c'est ça que pour la gloire de Dieu nous sommes en train de faire. In Italia. En Italie. Il Signore ci sta dando la forza. Le Seigneur nous donne la force. Di andare città per città. D'aller de ville en ville. Con altri fratelli. Avec d'autres bien-aimés. Con altre sorelle. Avec d'autres bien-aimés. Da nord a sud dell'Italia. Du nord au sud de l'Italie. A predicare il Vangelo. Alleluia. 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 Perché è un privilegio. Perché c'è un privilegio. Essere ambasciatori di Cristo. Ambasciatore di Cristo. Potete dire amen. Potete dire amen. 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 Alleluia. Alleluia. Il Signore dice la parola. Il Signore dice la parola di Dio. Che lui ci ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce, qui nous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière, per annunciare le virtù, pour annoncer les vertus di lui, ses vertus, le virtù di Cristo, les vertus du Christ, noi dobbiamo annunciare le sue virtù, nous devons annoncer ses vertus, ma dobbiamo essere pieni di Spirito Santo, mais nous devons être remplis du Saint-Esprit. Amen. Amen. Dobbiamo essere uomini e donne consacrate. Dobbiamo essere des hommes et des femmes consacrés. Perché tu non puoi parlare di Cristo, parce que tu ne peux pas parler de Christ, se sei ancora nel mondo. Si tu es encore dans le monde. Tu non puoi parlare di Cristo, tu peux pas parler de Christ, se vivi ancora nel peccato. Si tu vis encore dans le péché. Tu non puoi parlare di Cristo, tu peux pas parler de Christ, se non hai il fuoco dello Spirito Santo. Si tu n'as pas le feu du Saint-Esprit. Alleluia, abbiamo bisogno di consacrarci. Nous avons besoin de consacration. Abbiamo bisogno di purificarci. Nous avons besoin de purification. Abbiamo bisogno, gloria a Dio, di essere ripieni della presenza di Dio. Nous avons besoin, gloire à Dieu, d'être remplis de la présence de Dieu. E per sperimentare questo, pour expérimenter ça, cari fratelli, chers frères et sœurs, dobbiamo separarci dal mondo. Nous devons nous séparer du monde.
Amen. Dobbiamo separarci dal mondo. Questo è il messaggio. Ça, c'est le message. Per la Chiesa degli ultimi tempi. Pour l'Église des derniers temps, des temps. Amen. Il messaggio della santificazione. Le messaggio della santificazione. Senza la quale nessuno. Sans laquelle personne. Nessuno vedrà il Signore. Personne va voir le Amen. Se tu veramente fai parte della Chiesa. Si vraiment tu fais partie de l'Église. Se tu veramente sei nato di nuovo. Si vraiment tu es né de nouveau. Se lo Spirito Santo veramente vive in te. Si vraiment le Saint-Esprit vit en toi. Nel tuo cuore. Dans ton cœur. Ci sarà un desiderio soprannaturale. Désir surnaturel che Dio mette nei nostri cuori, che Dieu met dans nos cœurs, che non viene dall'uomo, qui vient pas de l'homme. Ci sarà un desiderio che viene dallo Spirito, il y aura un désir qui vient de l'Esprit, di santificarti, de te santifier. Amen. 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 Ci sarà un desiderio, il y aura un désir che viene dallo Spirito, qui vient de l'Esprit, di consacrarci, de se consacrer. Amen. Amen. Ed è un privilegio. E c'è un privilegio avere questa santa chiamata. D'avoir ce saint appel nei nostri cuori. Dans nos cœurs. Alleluia. Alleluia. Noi che eravamo morti. Nous qui étions morts. Nel peccato. Dans le péché. Eravamo nelle tenebre. Nous étions dans les ténèbres. Eravamo separati da Dio. Nous étions séparés de Dieu. Eravamo nemici di Dio. On était ennemis de Dieu. Come diceva l'apostolo Paolo. Come diceva l'apostolo Paolo. Ispirato da Dio ai Colossesi. Inspiré dans Dieu en Colossiens. Che noi eravamo nemici. On était ennemis. Di Dio. De Dieu. Con i nostri pensieri malvagi. Avec nos pensées, nos mauvaises pensées. Con le nostre opere malvagie. Avec nos mauvaises. Ma ora. Mais maintenant. In Cristo. En Christ. Siamo stati santificati. Nous sommes santifiés. Amen. Amen. Siamo nati di nuovo dallo Spirito. Nous sommes nés de nouveau dans l'Esprit. E attraverso lo Spirito Santo che ci dà la potenza. Et à travers le Saint-Esprit qui nous donne la puissance. Noi possiamo fare la volontà di Dio. On peut faire la volonté de Dieu. Amen. Amen. Hai nel tuo cuore il desiderio di fare la volontà di Dio? Est-ce que tu as dans ton cœur le désir de faire la volonté de Dieu? Amen. Amen. Alleluia. Vuoi fare la volontà di Dio? Veux-tu faire la volonté de Dieu? O ti accontenti di partecipare solo a un culto? Ou bien tu te résignes à participer simplement à un culte? Ti accontenti soltanto di far parte di un'assemblea? Tu te contentes simplement de faire partie d'une assemblée? Fratelli e sorelle, frères et sœurs, vi devo ricordare questo da parte del Signore. Je dois vous rappeler ceci de la part du Seigneur. Molti cristiani, beaucoup de chrétiens, resteranno qui. Resteront ici. Resteranno in questa terra. Resteranno dans cette terre, sur cette terre. Perché non fanno la volontà di Dio. Perché non fanno la volontà di Dio. Lo sapete voi? Lo sapete? Questa è la verità. Ça, c'est la vérité. Molti beaucoup cosiddetti cristiani, chrétiens entre guillemets, molti evangelici di nome, beaucoup d'évangéliques de nom, resteranno qui. Vont rester ici. Ma io non voglio restare qui. Mais moi, je veux pas rester. Alleluia. 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 Tu vuoi partire con Cristo? Tu veux partir avec Christ? Amen. Amen. Consacrati allora. Consacre-toi allora. Separati dal mondo. Separ-toi du monde. Amen. Amen. La parola dice, cari fratelli e sorelle, la parola dice, très chers frères et sœurs, che chi diventa amico del mondo, chi è amico del mondo, diventa nemico di Dio. Devient ennemi de Dieu. Giacomo capitolo 4. Jacques chapitre 4. Verso 4. Verset 4. Chi diventa amico del mondo, di questo sistema peccaminoso, chi devient ami de ce monde, de ce système de péché, di questo sistema di tenebre, de ce système de ténèbres, chi diventa amico del mondo, chi devient ami du monde, diventa nemico di Dio. Devient ennemi de Dieu. Ma il Signore Gesù dice, mais le Seigneur Jésus dit, nell'Evangelo di Giovanni capitolo 15, Evangelio di Giovanni capitolo 15, voi siete miei amici, vous êtes mes amis, se fate le cose che io vi comando. Amen. Dobbiamo fare le cose che Lui ci comanda. Devons faire les choses que lui nous commande. Le dobbiamo fare con gioia. Nous devons faire avec joie. Con gratitudine. Avec gratitude. Con uno zelo ardente nei nostri cuori. Avec un fort zèle dans nos cœurs. Con un desiderio forte nei nostri cuori. Avec un très fort désir dans nos cœurs. Dobbiamo fare nous devons faire le cose che Lui ci comanda. Les choses que lui nous commande. Amen.
Fare. Faire. Non solo predicare. Pas seulement prêcher. Amen. Amen. Non solo dire. Pas seulement dire. Non solo pensare. Pas seulement penser. Non solo sapere. Pas seulement savoir. Dobbiamo fare. Nous devons faire. Alleluia. Dobbiamo fare le cose che lui ci comanda. Nous devons faire les choses que lui nous commande. Gloria a Dio nel nome di Gesù. Dans le nom de Jésus. Questa è la volontà dello Spirito Santo. Ça, c'est la volonté du Saint-Esprit. Questo è il desiderio dello Spirito Santo. Ça, c'est le désir du Saint-Esprit. Guidarci. Nous conduire. Nel fare faire la volontà del Padre. Faire la volonté du Père. Amen. Amen. E se noi siamo guidati dallo Spirito Santo, et si nous sommes conduits par le Saint-Esprit, noi veramente potremo fare la volontà del Padre. Nous vraiment pouvons faire la volonté du Père. Sei tu guidato dallo Spirito Santo? Es-tu conduit par le Saint-Esprit? È lo Spirito Santo che veramente guida la tua vita? Est-ce que c'est vraiment le Saint-Esprit qui conduit ta vie? È lo Spirito Santo che controlla, che guida i tuoi pensieri? Est-ce le Saint-Esprit qui contrôle, qui conduit tes pensées? O sei ancora influenzato dai pensieri del mondo? Ou nous sommes encore influencés par les pensées du monde? Dai pensieri carnali delle persone che ti circondano? Des pensées charnelles des gens qui t'entourent. Dai pensieri della televisione? Des pensées de la télévision. Da quali pensieri sei governato? Quelles sont les pensées qui te gouvernent? È lo Spirito Santo che controlla la tua mente. Hai una mente pura. As-tu des pensées pures? Non solo qui. Pas seulement ici. In casa tua. Chez toi, alla maison. Nelle strade. Dans la rue. Nel lavoro. Au travail. Con tua moglie. Avec ta femme. Hai una mente pura. As-tu des pensées pures? Gloria a Dio. Gloire à Dieu. In Romani 8, Romain 8 dice che la mente controllata dalla carne produce morte. Que les pensées contrôlées par la viande, par la chair, amènent à la mort. Ma la mente controllata dallo spirito è vita e pace. Mais les pensées contrôlées par l'esprit sont paix et vie. Noi dobbiamo avere la mente di Cristo. Nous devons avoir les pensées du Christ. Amen. Quanto tempo abbiamo ora? Amen. Noi dobbiamo avere la mente di Cristo. Nous devons avoir les pensées de Christ. Amen. Amen. La nostra mente, cari fratelli e sorelle, deve essere giorno per giorno rinnovata. Notre pensée doit être jour par chaque jour renouvelée. Tu toi, e io et moi, dobbiamo chiedere ogni giorno al Signore in preghiera, nous devons demander chaque jour au Seigneur en prière, che ci dia discernimento, nous donne le discernement, perché nella nostra mente, pour que dans nos pensées, dentro la mente, à l'intérieur de nos pensées, ogni giorno chaque jour, c'è una battaglia, y a une bataille, c'è un combattimento, y a un combat. Lo sai questo? Tu le savais? Quanti lo sanno? Combien le savent? Che ogni giorno c'è una battaglia nella nostra mente. Anche adesso c'è una battaglia nella tua mente. Ci sono pensieri che vogliono ascoltare la parola di Dio, ma ci sono altri pensieri che ti vogliono distrarre. Ti vogliono far pensare ad altre cose. Ti fanno pensare, ma questo qui sta parlando troppo. Sono stanco. Je suis fatigué. Non ce la faccio. Je peux plus. Ho sonno. J'ai sommeil. Ho fame. J'ai faim. Devo andare in bagno. Je dois aller aux toilettes. Tu li devi cacciare via quei pensieri. Toi, tu dois les chasser, ces pensées. Kandara mashotoru. Devi prendere autorità. Tu dois prendre autorité. Devi prendere autorità. Tu dois prendre l'autorité. Nel nome di Gesù. Dans le nom de Jésus. Anche adesso. Là, maintenant. Devi dire, io scaccio via. Je chasse. Io caccio via. Je chasse. Nel nome di Gesù. Nom de Jésus. Ogni pensiero che non viene da Dio, ogni pensiero contrario, perché le armi della nostra guerra non sono carnali, alleluia, ma sono potenti in Dio per distruggere le fortezze. Dio ti ha dato armi. Amen. Noi siamo l'esercito di Dio. Alleluia. 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 La Chiesa. L'Eglise. La vera Chiesa. La vera Eglise. È un esercito vittorioso. Amen. Se noi viviamo in comunione intima con Gesù Cristo. Se noi viviamo in comunione intima con Cristo. Se noi viviamo in contatto
profondo con lo Spirito Santo. Si nous vivons dans un contact profond avec le Saint-Esprit. Se noi camminiamo per lo Spirito. Si nous marchons avec l'Esprit. La Chiesa è un esercito vittorioso. Tu non puoi avere paura. Non puoi avere paura del diavolo. Non puoi avere paura degli stregoni. Non puoi avere paura dei maghi. Non puoi avere paura di niente. Alleluia. Perché colui che è dentro di noi è più grande. Amen. Alleluia. È più grande. È più grande. Amen. Alleluia. Ma tu devi vivere in comunione intima con lui. Amen. Tu devi vivere una vita unita con Cristo e separata dal peccato. Perché, cari fratelli e sorelle, se noi diamo spazio al peccato, se noi diamo spazio ai pensieri carnali, quelle cose ci indeboliscono. Ecco perché oggi molti nella Chiesa, molte persone che fanno parte di una Chiesa, sono deboli. Non stanno vivendo una vita di vittoria in Cristo. Di chi è la colpa? È colpa del Signore? È colpa dello Spirito Santo? La sua forza è forse diminuita? Lui è cambiato? Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno. Gesù Cristo è lo stesso oggi, ieri, oggi e per l'eternità. Egli è l'eterno. Il è l'eternel. L'onnipotente. Le tout puissant. Lui non cambia. Il ne change pas. La sua potenza, sa puissance, è la stessa potenza, la même puissance, che guidava, qui conduisait, i primi discepoli, les premiers disciples, i primi apostoli, les premiers apôtres. La potenza dello Spirito, de l'esprit, è la stessa oggi, c'est la même aujourd'hui, come la stessa che guidava la Chiesa primitiva, comme la même qui conduisait l'Église primitive. Amen. Amen. Se ci sono cristiani deboli, si ha dei cristiani che sono febbre, è perché aprono la porta, parce qu'on ouvre les portes, alle cose che non sono da Dio, aux choses qui sont pas de Dieu. Aprono le porte al peccato, ils ouvrent les portes au péché, ai desideri e ai pensieri carnali, aux désirs et aux pensées charnelles. Per questo che noi dobbiamo chiedere discernimento. C'est pour ça qu'on doit demander discernement. Chiedere discernimento a Dio.